un certo modo dove non c'era la sensazione che la Juve Stabia ci potesse creare grandissimi pericoli, se non su episodi. L'episodio ce lo siamo creato un po' per demerito nostro, un po' per magari gentil concessione da parte del direttore di gara, a maggior ragione con rigore e espulsione. E lì la squadra è stata comunque brava a non perdere la testa, a non andare in confusione, e in quei due minuti si è ribaltato nuovamente tutto. Cioè, siamo andati a ricreare una parità numerica che sinceramente magari ci poteva stare ci poteva stare l'ammonizione, perché era comunque un fallo da ostruzione, l'ha considerato come ultimo uomo e vabbè, secondo me ha voluto far pari con prima. Abbiamo trovato il gol del 3-1 e lì la partita, insomma, ci ha dato un pochettino più di serenità anche nella gestione, nel possesso palla. E poi c'è stato un altro rigore che ha nuovamente ridato la possibilità di credere di fare risultato alla Juve Stabia. Non hanno però impensierito più di tanto comunque alla fine Bressan, e siamo stati bravi a capitalizzare un contropiede quando cercavano di venire tutti avanti per recuperare la partita e poi chiuderla per non avere un finale di gara con troppi patemi d'animo. Un Varese sontuoso anche nei singoli, ovviamente vi sono tre nomi su tutti: Zecchin con i suoi calci piazzati, Da Monte un gol e un assist, e soprattutto un Pavoletti superbo, da solo ha messo in affanno la difesa della Juve Stabia. Sì, questi giocatori hanno fatto veramente bene per quelle che sono le loro caratteristiche. Quando Zecchin è un giocatore che sa giocare con i piedi e con la testa, ma non con la testa con l'altezza, con la testa per la velocità di pensiero, per le idee che ha, è sicuramente un giocatore che, soprattutto quando non ci sono ritmi vertiginosi, fa giocare bene i compagni, e i compagni si fidano di lui, gli danno sempre la palla.